Benvenuti a tutti i telespettatori a questo nuovo appuntamento di Parliamone con, si parla di politica chiaramente e della politica a Minturno. Accanto a me il candidato sindaco Enzo Forte, con lui subito introduciamo l'argomento. Sarà una campagna elettorale un po' particolare, ci sono tre schieramenti abbastanza forti, corazzati, e poi ci sono, diciamo, le mine vaganti come te, come Vito Romano, faccio un esempio per accomunare, che faranno una loro campagna elettorale a parte. E spiegavo pure perché Enzo Forte sceglie di candidarsi sindaco. Ma Enzo Forte e il suo gruppo alla fine sono veramente gli innovatori della politica minturnese, ma non lo dico per presunzione, lo dico perché è la verità. Noi abbiamo iniziato 2 anni fa, ma non perché non ci interessavamo di politica prima, perché abbiamo appoggiato, diciamo, diversi gruppi e poi non abbiamo avuto delle risposte concrete, sia dal punto di vista economico che dal punto di vista sociale. Quando ci siamo riuniti per la prima volta a decidere che facciamo adesso con queste elezioni, 2 anni fa, mi riferisco ovviamente, abbiamo visto che intorno coloro che volevano di nuovo presentarsi a fare politica a Minturno non erano, secondo noi, all'altezza, ma più che altro perché si è fatta sempre una politica un po' particolare, c'è stato un attimo il monopolio politico a Minturno, no? Questo monopolio politico che alla fine si è concretizzato nell'appiattimento politico e, come in tutti i casi, l'appiattimento non porta evoluzione, non porta progresso. È come un'impresa, come un'attività commerciale che alla fine ha, se non ha concorrenti, è ovvio che non avendo concorrenti non si evolve al modo giusto. Quindi la concorrenza politica alla fine non c'è stata, c'è stato questo appiattimento. Io credo che non sia colpa né dell'uno né dell'altra persona, ma sia colpa semplicemente della politica, del modo di fare politica. E questo appiattimento ovviamente si è rivoltato contro la cittadinanza. Abbiamo capito questa cosa e quindi dice: vabbè, allora cerchiamo di rompere questo meccanismo. Per rompere questo meccanismo che cosa si fa? Ma presentiamoci noi, vediamo se è possibile. Quindi abbiamo fatto dei conti e abbiamo ritenuto possibile rompere questo meccanismo. Alla fine, dopo, diciamo, dopo il ballottaggio e quant'altro, si è verificato quello che noi avevamo detto in precedenza, e quindi chiaramente c'è stata la rottura di quel meccanismo, e quindi è stato eletto sindaco Galasso, Aristide Galasso. Sapevamo che anche lui era comunque un governo di transizione, così è stato, ma dopo quel governo di transizione ovviamente adesso la scelta è altra, quindi che ci sia questi schieramenti cosiddetti forti non ritengo che sia vero, perché la parola intanto deve passare ai cittadini. E i cittadini, io invito i cittadini ad essere razionali. I cittadini devono fare la loro valutazione in maniera razionale. Facendo questo tipo di valutazione, probabilmente noi otterremo il massimo. E neanche lo dico per presunzione questo, perché il livello culturale dei cittadini italiani di Minturno si è elevato, diciamo, tantissimo, vuoi per un motivo, vuoi per un altro, per i mezzi informatici o quant'altro, si è elevato. I cittadini hanno più una visione realistica di se stessi, una visione realistica di ciò che gli circonda. Il livello culturale non significa solo, vuol dire, il diploma o la laurea, ovviamente, no? Ma diciamo che
anche chi ha questi titoli, ovviamente diciamo, attraverso i mezzi informatici riesce, diciamo, il livello culturale in maniera esponenziale cresce a tutti i livelli, anche livelli che non interessano il singolo. Io ho fatto, per dire, il geometra, però mi interessa anche di scienza, quindi mi documento di medicina o quant'altro. Ritengo che i cittadini siano evoluti sotto ogni aspetto. Io ho fiducia in loro, ho fiducia nella loro razionalità, li invito a essere razionali e quindi non ho paura nella maniera più assoluta di questi schieramenti cosiddetti forti. Credo di essere, che sia io sia il mio gruppo, di essere abbastanza, diciamo, di esternare abbastanza positività, che alla fine potremmo avere un risultato soddisfacente, ma non tanto noi il risultato soddisfacente, tanto i cittadini minturnesi. Noi adesso, a differenza di 2 anni fa, miriamo al governo di questa cittadinanza. Abbiamo proposto delle cose innovative che alla fine si sono concretizzate e realizzate. Abbiamo precorso i tempi. Noi siamo stati gli unici a precorrere i tempi. Perché intanto quella che era la stasi amministrativa, perché era monopolizzata da un solo tipo di politica, per mezzo nostro, noi siamo stati catalizzatori di un'innovazione, perché se non c'eravamo noi, quella stasi politica sarebbe durata un altro 15 anni. Con noi siamo stati catalizzatori e quindi abbiamo accelerato questo tempo, quindi siamo stati intanto coloro che hanno dato una svolta seria e importante a questo comune. Una svolta concretizzata ovviamente con la rottura di quel meccanismo politico che si era creato a Minturno. Dopo Minturno, pensate un po', non sarà certo merito nostro, comunque il PDL si è spaccato nel resto d'Italia. Quindi in un modo o nell'altro abbiamo precorso comunque i tempi qui a Minturno e per mezzo nostro. Abbiamo in questo periodo, per la massima trasparenza e chiarezza, abbiamo proposto l'amministrazione preannunciata. Beh, l'amministrazione preannunciata che cosa prevede? Prevede che ogni candidato a sindaco, almeno noi lo faremo, ma è un invito che già ho rivolto anche agli altri candidati a sindaci attraverso i mezzi informatici, attraverso i media. Ogni candidato sindaco dovrà annunciare quella che sarà la propria amministrazione, per chiarezza e trasparenza verso i cittadini. Perché? Il cittadino deve sapere che una volta che vota il candidato a sindaco, vota anche quella che sarà la giunta futura. Quindi voterà simultaneamente anche gli assessori delegati. Non si troverà certo a farsi governare da coloro che hanno rifiutato di votare. Dice, ma questo è precorrere i tempi? Certo è precorrere i tempi, perché neanche a farlo apposta, l'altro ieri sera, non ricordo se sui canali Rai o Mediaset, un responsabile del gruppo dell'IdV dell'Italia dei Valori praticamente ha parlato di amministrazione preannunciata, però noi siamo stati i primi a Minturno. Noi come gruppo, io come diciamo, esponente di questo gruppo, siamo stati i primi a parlare di amministrazione preannunciata. E adesso si sta verificando che anche i partiti, quindi ci sarà anche una proposta probabilmente, una proposta parlamentare di portare avanti quella che è l'amministrazione preannunciata. Un'altra innovazione che abbiamo dato, quella delle liste civiche. Noi siamo stati precursori anche per le liste civiche, perché dall'anno scorso, quando dopo la fine della giunta Calasso, dopo le dimissioni di Calasso, abbiamo parlato solo di liste civiche, avremo rapporti solo con le liste civiche. No ai partiti, si scriveva sui giornali, Enzo Forti dichiara no ai partiti. Oggi che si è verificato? Si è verificato che sono le liste civiche che stanno andando avanti.
il PDL, altri partiti, eccetera, si stanno aggregando nelle liste civiche, anche se queste liste civiche sono formate da esponenti che comunque hanno fatto sempre la politica a Minturno, però si è verificata questa cosa, le liste civiche prima e i partiti dopo. Ancora una volta abbiamo precorso i tempi. Quindi è evidente che se c'è qualcuno che porta un'innovazione politica, è evidente che porterà anche un'innovazione economica e sociale. Questa noi la portiamo, vedo che i cittadini minturnesi percepiscono questa cosa, ritengo che prossimamente, quando ci sarà il voto, sicuramente sarà un voto positivo, sicuramente riusciremo a governare questo paese. E quindi hai introdotto te stesso quelle che sono le prerogative della tua lista. Chiaramente sarà più semplice, essendo voi un gruppo, fare un discorso di amministrazione pronunciata. Per chi poi è un assemblaggio di varie sfaccettature diventa un po' più complicato, no? Perché poi è chiaro che lì il peso lo fanno parecchio le liste. Guarda, io ritengo che se c'è qualcuno che vuol bene al paese, quel qualcuno sicuramente, diciamo, dovrà farsi indietro oppure farsi avanti se ha le caratteristiche per guidare il paese. Chiunque vuol bene al paese non ammette, non accetta una condizione di potere assoluto e basta. Quindi, in maniera molto serena, chi è che ovviamente si ritiene di poter governare il paese perché ha le caratteristiche, i requisiti, anche tecnici, oltre che politici, a quel punto perché non dovrebbe governare, lasciare il posto magari a chi è più potente dal punto di vista dell'elettorato? Quindi preannunciare l'amministrazione significa che io farò un'amministrazione di tecnici politici, quindi che nel caso comunale, beh, diciamo che Monti lo ha fatto a livello nazionale, noi invece lo faremo un po' più politico a livello locale, perché poi la politica è importante e fondamentale, e la politica è evoluzione, voglio dire. I tecnici faranno anche il loro dovere, però la politica alla fine ci ha portato le strade, ci ha portato l'illuminazione, ci ha portato il gas, ci ha consentito di avere tutti un'automobile oppure il cellulare o quant'altro. Quindi la politica comunque è importante e fondamentale, ciò che invece i tecnici non riescono a fare, i tecnici fanno il loro percorso tecnico e basta. Ma il tecnico, che anche il politico, che anche tecnico, alla fine fa un discorso più complesso, ma più articolato, ma sicuramente più proficuo per la popolazione. Quindi per annunciare l'amministrazione significa che dobbiamo lottare per questa amministrazione. Non lottiamo per il potere. Se facciamo un discorso di potere, allora hai ragione Emanuele. Ma se noi facciamo invece un discorso di portiamo avanti il paese, amiamo il paese, lottiamo per un fine comune, non per il potere, ma per il fine comune. Il fine comune qual è? È portare delle persone capaci, no, ad amministrare, capaci dal punto di vista politico e capaci dal punto di vista tecnico. E quindi lottare e portare avanti quelle persone. Il programma, in quel caso, se si porta avanti un governo di questo tipo, il programma a quel punto può essere un programma del tipo che stiamo facendo noi, abbiamo fatto noi e pubblicheremo subito dopo che la commissione elettorale avrà approvato sia il programma sia le liste. Un programma calendarizzato. Quindi nel programma ci sono delle scadenze precise e il sindaco e i suoi assessori dovrà dare l'indicazione della scadenza e ovviamente le dovrà rispettare, perché la parola che si dà deve essere rispettata. Io sono un uomo di parola, i cittadini minturnesi molti mi conoscono, che sono come sono, quindi serietà, onestà, e nel momento che si dà una parola si mantiene. Quindi se qualcuno nell'amministrazione, anche fossi io o uno dei miei assessori, non dovesse mantenere la parola, in questo caso farebbero bene le altre coalizioni, o noi faremo bene per le altre coalizioni che saranno magari vincitrici, spero di no, faremo sicuramente, diciamo, enunceremo l'articolo 70, invocheremo l'articolo 70 del regolamento degli enti pubblici del 2000 e quindi chiederemo le dimissioni del sindaco, le chiederemo a livello
politico oltre che giudiziale. Quindi la parola va assolutamente rispettata e il programma a scadenza, quindi calendarizzato, un programma temporale ovviamente del nostro, a quella scadenza, se non si ottengono i risultati, sindaco e amministrazione se ne vanno a casa, perché ovviamente si dimostreranno incapaci. Se mi fa piacere che tu, che poi sei rappresentato da una lista civica, parli della politica e del fatto che la politica si debba riappropriare di quelli che Del suo sono ruolo. i ruoli, no? Nel senso che a livello nazionale quello che è successo è il fallimento poi della politica, nel senso che la politica Certo, non riesce certo, purtroppo ad essere decisionista perché le decisioni anche impopolari poi sono rischiose, perché quindi ormai diciamo che era arrivata all'impasse. Questo è successo in parte anche qua, nel senso che poi l'esperienza purtroppo penso fallimentare sì. dell'amministrazione Galasso è stata un'esperienza anche fallimentare sotto l'aspetto politico, no? Sì, sicuramente fallimentare, perciò io sto portando avanti quello che è un discorso politico innovatore sotto questo aspetto. E il fatto di fare. Allora, la politica ovviamente, perché è stata fallimentare a livello nazionale, anche a livello locale, scusate. La nostra è un tipo di politica rappresentativa, democrazia rappresentativa, quindi è bene che i cittadini sappiano intanto costituzionalmente quello che è la nostra politica e la nostra democrazia è una democrazia rappresentativa in cui si dicono di fare molte cose, poi alla fine non si concretizza e quindi la politica viene sfiduciata sotto questo aspetto. Politica sfiduciata, partiti, uomini, è tutto sfiduciato. Quindi c'è un sentimento apolitico da parte dei cittadini. A Minturno ovviamente c'è la stessa condizione e quindi diciamo. Io col mio gruppo quello che abbiamo voluto fare è proprio creare un'innovazione politica, quindi l'innovazione è abbandonare quella che è la politica rappresentativa e dare un mandato. Quindi il fatto di calendarizzare, il fatto di preannunciare, il fatto degli emolumenti diventa importante e fondamentale. Dire ai cittadini, attenzione cari cittadini, se io non rispetto le scadenze del programma io me ne vado a casa. Dire ai cittadini, se io non mi prendo denaro, il vostro denaro, denaro pubblico, perché gli emolumenti sono è denaro che pagano i cittadini, non li prendo fino a quando? Non è che non li prendo mai, perché voglio dire, se uno lavora comunque giustamente ha bisogno anche al suo guadagno, al suo profitto. In questo caso si lavora per il paese, si investe la persona per il paese, io investo me stesso per il paese. Se riesco a raggiungere degli obiettivi di programma che mi sono imposto, noi ci siamo imposti di raggiungere i nostri obiettivi di programma che riguardano turismo e lavoro, se raggiungiamo questi obiettivi di programma noi riprenderemo gli emolumenti. Ma questo è un dare fiducia di nuovo alla politica, altrimenti la politica perderà ancora punti, diciamo, a livello locale e anche a livello nazionale. Quindi abbandonare per un attimo quella che è la democrazia rappresentativa e fare sembra una democrazia ma più realistica, più concreta, più determinata e dire ai cittadini io farò questo, me ne andrò a casa se non rispetto il programma, non prenderò soldi se non raggiungo gli obiettivi di programma che mi sono imposto e preannuncerò l'amministrazione. Quindi un fare politica assolutamente innovativo. E i giovani che adesso sono entrati in politica, probabilmente tramite sempre noi, dice, ma noi sì, perché purtroppo siamo stati noi a portare avanti questo tipo di politica innovativa, quindi se oggi ci stanno più giovani a fare politica, probabilmente anche per mezzo nostro. Dico purtroppo perché questa cosa doveva accadere già qualche decennio fa, non doveva accadere adesso, quindi non dovevamo venire noi a fare questo tipo di politica innovativa, lo devono fare già coloro che i nostri predecessori. Quindi ridare fiducia alla politica facendo in questo modo. E noi abbiamo in parte parlato del programma, tu stesso hai nominato alcuni argomenti che sono il turismo e il lavoro, ma che a monte hanno una ricostruzione anche dell'immagine di questo luogo, no? Parlo anche a livello ambientale, territorio, l'urbanistica. Quali
Cioè, ci sono veramente tanti problemi per Minturno che da qualche anno non riesce più a essere una macchina produttiva. Diciamo che Minturno comunque, ovviamente le amministrazioni non hanno dato gli input necessari ai cittadini, per cui i cittadini si sono trovati un attimo a fare un po' a modo loro, no? Quindi hanno pensato di magari di affittare in un certo modo, di vendere le case in un certo modo, alla fine sono entrati nel territorio persone che magari non erano molto legate al paese, quindi intanto bisogna ridare quel senso di appartenenza, il cittadino deve avere quel senso di appartenenza al paese, anche chi viene da fuori, farcelo riscoprire, fargli innamorare di questo paese, perché innanzitutto diciamo è questa la cosa importante e prioritaria. Perché? Perché poi il cittadino deve andare in sinergia con l'amministrazione. Se l'amministrazione dà degli input, adesso come adesso trova un ambiente sterile dal punto di vista delle idee, ma anche del recepimento di idee da parte dei cittadini. Invece, risvegliare un attimo questo senso di appartenenza al paese e farli innamorare del paese significa poi stabilire un rapporto con l'amministrazione diverso. E quindi, se l'amministrazione dà degli input, sicuramente avrà una risposta. Gli input si possono dare perché ci sono molti giovani, io punto molto sui giovani. Quindi sicuramente saranno, se noi andremo al governo minturnese, saranno incentivati addirittura a portare a realizzarsi, se vogliamo usare una parola che si usava non molto tempo fa, e a creare le condizioni per risvegliare poi tutto il paese. Quindi io non posso parlare adesso di programma nello specifico, perché intanto il programma deve essere approvato dalla Commissione dopo che può essere pubblicato. Però tendenzialmente è questo. Quindi puntiamo sul turismo, puntiamo sui giovani e ovviamente puntiamo sul lavoro. Sul lavoro attraverso ovviamente quella che ormai è risaputa la condizione edile a Minturno, per cui ci stanno delle pratiche che ormai stanno lì da anni e noi cerchiamo attraverso nuovi regolamenti di comunque in un modo o nell'altro di riesumare queste pratiche e soddisfare i cittadini, coloro che hanno bisogno di ampliare, di sanare o di fare quant'altro. Io no, non voglio criminalizzare nessuno, io credo che i funzionari dell'ufficio tecnico applicano i regolamenti e praticamente fanno il loro dovere. Il politico anche deve fare il suo dovere, perché chi è che fa i regolamenti, chi è che fa le leggi sono i politici, i funzionari le applicano, quindi la cosa è ben diversa. Se ci sono a Minturno 4.000-5.000 persone che attendono un condono per un motivo o per l'altro, sono 27 anni che stanno ad abitare nella loro casa non condonata, intanto si sa, intanto è stata presentata la pratica, è evidente che se c'è un problema di 3.000-4.000 persone il problema va risolto. E non lo può risolvere il tecnico o un funzionario, ma lo deve risolvere il politico. Quindi noi faremo il nostro ruolo di politici in questo caso e dopodiché affideremo al tecnico e gli daremo gli strumenti per poter operare e quindi far evolvere certe situazioni, adesso che sono lì latenti. Dopodiché, abbastanza presto, a breve tempo, il mondo del lavoro, secondo, sarà pianificato il lavoro, le ditte locali, le ditte residenti, le imprese residenti si avvantaggeranno comunque di questa situazione e dovranno produrre lavoro e producendo lavoro ovviamente si crea occupazione. Noi a questo abbiamo una scadenza anche per questo e un nostro obiettivo primario è anche questo, uno degli obiettivi primari è anche questo, oltre che del turismo, oltre che dei rifiuti. Quindi diciamo, abbiamo delle idee chiare da subito per poter partire alla grande. E ritornando un po' a quella che è la dinamica di questa campagna elettorale, tu vieni da quella precedente esperienza dove tu, lo dico, tra le righe, anche tu hai un po' creduto in quel sogno di cambiamento che rappresentava Galasso, no? Nel senso, poi all'improvviso ti sei trovato fuori da quel progetto
panorama politico. Hai già pensato ad un'ipotetica situazione del genere, magari in un futuro, perché si parla pure che io ti auguro, anche se gli auguri non Grazie. si fanno, di riuscire a diventare sindaco, ma nell'eventualità che questo non accadesse e che quindi, come ovvio, si arriverà ad un ballottaggio, è chiaro che lì si creeranno nuove situazioni, sarà un'altra campagna elettorale per altri 15 giorni. I cittadini devono sapere cosa è successo la volta scorsa. La volta scorsa è successo che appena andati al ballottaggio, noi miravamo semplicemente diciamo, al cambiamento, miravamo a questo. Sapevamo che comunque era quasi certo, almeno per quanto ci riguardava, che l'amministrazione, che Galasso avrebbe vinto le elezioni. Diciamo, noi eravamo sicuri. Lo dico sempre, non per presunzione, ma noi, non lo so, eravamo sicuri di questo, ma anche la maggior parte dei cittadini minturnesi era sicura di questo, quindi se ne parlava, si vociferava e quant'altro. E inizialmente io, proprio io in prima persona, chiamai il gruppo, voglio un attimo aprire una parentesi sul gruppo, il gruppo ovviamente siamo persone, imprenditori, amici e quant'altro, abbiamo uno statuto e non c'è presidente, quindi chiunque voglia riunire il gruppo lo può unire indipendentemente dagli altri, quindi chiama gli altri e ci riuniamo. Perfetto, Quindi non c'è una assolutamente convocazione non c'è una ufficiale. convocazione ufficiale, nel momento che si decide si riunisce, chiunque può, non c'è presidente, quindi non sono presidente di nessun gruppo, sono uno dei componenti e basta. Quindi è una cosa che voglio chiarire perché e non c'è presunzione alcuna di fare alcunché se non il bene del paese, ovviamente. E quindi chiamai il gruppo, dice: guarda, se c'è questa situazione che si è verificata, io sinceramente vorrei andare, se voi lo ritenete opportuno, siete della mia stessa idea, vorrei andare a scheda bianca. Quindi non votare nessuno, cioè o meglio, votare scheda bianca. E inizialmente, diciamo, nella discussione, sì, forse è l'unica alternativa. La scheda bianca poi ci avrebbe dato, come dire, un ulteriore consenso, quindi ci saremmo rafforzati con la scheda bianca, anche se questa era una situazione abbastanza egoistica della cosa. Ma poi giustamente è emerso, ma perché la scheda bianca, chi è che ci ha votato? I cittadini che hanno avuto fiducia in noi, alla fine potremmo anche deluderli, perché poi non abbiamo una rappresentanza a livello comunale. Invece così magari con un apparentamento noi possiamo comunque arrivare a governare, a dare il nostro contributo importante al paese. E quindi abbiamo aspettato che ci contattassero i vari gruppi e l'unico che alla fine fece l'accordo scritto fu proprio l'ex sindaco Galasso. Quindi ci siamo riuniti il giorno di Pasquetta, era il giorno di Pasquetta, alle 6 del pomeriggio, e abbiamo individuato i punti di programma che io e il mio gruppo ritenevamo più importanti, li abbiamo inseriti in questo accordo, abbiamo siglato questo accordo. Sapevamo comunque che il governo è un governo di transizione. Dopo che diciamo che vinse l'allora coalizione di centro-sinistra, io presi diciamo, la delega a quattro, quindi commercio, attività produttive, mercati e agricoltura. Mi accorsi subito diciamo, che queste deleghe mi erano state date e in modo che, cioè quattro deleghe, qualcuno pensava che io non le avessi supportate. E quindi avrei abbandonato di lì a poco. Forse non hanno capito bene che io non sono un politico navigato, io sono imprenditore più che altro. E quindi ovviamente mi vedo bene nel ruolo politico perché ragiono anche da imprenditore. E quindi ho dimostrato da subito, anche attraverso un piano di marketing commerciale, di saperne forse più di chi
era stato in tutti quegli anni ad amministrare il paese, perché stavo dando una svolta innovativa importante al paese. Ovviamente quando poi si ha uno strumento in mano, tipo la delega, ovviamente c'è la possibilità di acquisire anche potere politico. E allora si è cominciata una campagna contro di me da parte dell'amministrazione Calasso, stranamente, nella stessa famiglia, e ho denunciato subito questa cosa. Già dopo un mese ho cominciato a denunciare questa cosa. E intanto lavoravo ai miei progetti, ma lavoravo da solo, col supporto degli uffici ovviamente, ma non c'era il supporto importante, sostanziale, politico. Quindi senza nessuna provvigione, senza nessun emolumento, quello che ho fatto l'ho fatto a tutte le mie spese, ma l'ho fatto con la speranza che di dare un contributo serio e importante al paese. Quando mi sono accorto poi che veramente, diciamo, la situazione diventava insostenibile, perché si agiva in malo modo, proprio in malo modo, anche in maniera immorale, ho ritenuto opportuno abbandonare quella che era l'amministrazione, quindi con le dimissioni, ma non mi sono fermato là. Cioè, non appena mi sono dimesso, ho iniziato una campagna di tesseramento. Nella campagna di tesseramento l'ho voluta fare, in questo caso, d'accordo con tutti quelli del mio gruppo che hanno lavorato energicamente a questa campagna. Infatti abbiamo 357 tesserati attualmente, ma la campagna serviva anche ad informare i cittadini su quello che stava avvenendo, su quell'area nuova che era già diventata vecchissima, diciamo, al comune. L'amministrazione, che ovviamente è un'amministrazione deludente, quindi siamo entrati nelle case dei cittadini a fare la campagna di tesseramenti, a informarli su quella che era la politica locale. Praticamente non era cambiato nulla, addirittura era peggiorata la situazione. Dopo la campagna tesseramento, quindi divenuti forti sotto l'aspetto del tesseramento, siamo partiti con la campagna dell'articolo 70, quindi avremmo chiesto di lì a poco le dimissioni del sindaco. Una campagna partita direttamente da noi, già informati cittadini, e anche con i media, ovviamente siamo partiti con questa campagna. Nel momento che stavamo per concretizzare, stranamente, poi la giunta, il centrodestra ha fatto cadere Calasso. Io non so fino a che punto noi siamo stati determinanti per questo, però sta di fatto che nel momento che stiamo partendo in maniera concreta con questo articolo 70, la giunta Calasso è stata sfiduciata. E noi approfittiamo a volte delle telecamere per dare a voi la voce, nel senso che vi facciamo togliere quello che simbolicamente è il sassolino nella scarpa che chiaramente facendo politica spesso uno può avere. A te, come ad altri, facciamo in bocca al lupo per questa campagna elettorale. Grazie. Entreremo nel dettaglio dei programmi quando chiaramente Certo. verranno ratificati e quindi saranno di dominio pubblico e penso che anche tu avrai intenzione di confrontarti col pensiero della gente, o no? Assolutamente. Allora, io credo che il nostro programma è stato articolato talmente bene, perché diciamo noi abbiamo preferito fare un programma reale, non un programma virtuale, come generalmente si fa, no? Tipico delle democrazie rappresentative: si fa il programma virtuale, si dice di tutto, di più, poi alla fine un programma studiato nei dettagli. Esatto. Soprattutto si portano gli stessi argomenti che valgono per Io tutti, che è la cosa grave. credo invece che abbiamo degli argomenti assolutamente innovativi. Quindi siamo stati innovatori della politica minturnese, saremo innovatori per quanto riguarda i programmi e anche nell'azione, quindi sicuramente sarà per i cittadini una novità assoluta e dimostrerà le capacità mie e del mio gruppo. Allora, noi ti salutiamo. Ti ringraziamo per essere intervenuti, avrà fatto piacere a chi ha stima di te sentirti, ed è un'occasione anche questa è un'occasione di confronto, poi tutto sommato, no? Certo. Nel senso che poi le domande sono quelle che tutti, suppongo, dall'altra parte della telecamera
vorrebbero fare al loro candidato sindaco. Ti salutiamo di nuovo, un in bocca al lupo e ci vediamo durante questo viaggio, ci incontreremo sicuramente. Grazie, grazie a te, grazie alla redazione e ai cittadini dintorno.